io risponderei in questi termini. Intanto la mia esperienza personale mi dice, tra l'altro, con l'abitudine da circa da più di 20 anni, la mia esperienza personale mi dice che la gestione dei rifiuti, ma in particolare, se vogliamo, la raccolta differenziata, dipende molto dalle scelte che fanno le amministrazioni locali, che hanno un compito di dato dalle norme, ma hanno anche un compito, diciamo, di rappresentanza di un'istanza politica, di un'istanza sociale. Tutti lo sanno, io dal punto di vista aziendale vengo dal gruppo ERA. Il gruppo ERA performa, gestisce i rifiuti in Emilia Romagna, ma non solo in Emilia Romagna, ma in Emilia Romagna, circa 140 comuni. Ci sono vari modelli di raccolta, ci sono varie performance raggiunte. Tutto questo dipende da un lato da un'organizzazione aziendale che mette a disposizione anche conoscenze, tecnologia, ingegneria, eccetera, eccetera, ma dipende molto dalle scelte degli enti locali. Se il Comune di Bologna non ha una performance ancora, lo dico io, all'altezza per quanto riguarda la raccolta differenziata, è stata perché solo questa amministrazione ha deciso di impegnarsi rispetto a migliori performance ambientali e di raccolta differenziata rispetto alle altre amministrazioni che sono passate di vari colori, passate anche il commissario di giustizia del Comune di Bologna, e questa amministrazione ha fatto una scelta ben precisa. Quindi il ruolo delle amministrazioni locali, dei comuni, è un ruolo fondamentale che ha determinato scelte molto importanti. Questo ruolo si deve in qualche modo incontrare e rendere compatibile con la necessità di avere un sistema industriale di gestione dei rifiuti. Allora, se la raccolta, lo spazzamento è un fatto molto legato al territorio, l'esigenza della specificità di un territorio, quindi si spazza la piazza 3 volte al giorno perché quello è un elemento centrale, perché è l'infrazione turistica, e si fa la raccolta dell'organico 3 volte a settimana perché le temperature estive fanno sì che l'organico non possa venire in casa, eccetera, eccetera, eccetera. Il sistema impiantistico a valle è invece più di caratteristiche industriali, c'è necessità di investimenti, di competenze, di ingegneria, e c'è necessità, come dire, di operare su bacini che non possono essere solo su base comunale. Roma potrebbe anche esserlo, perché Roma è di per sé, come dire, un bacino che ha potenzialità industriali, ma tanti piccoli comuni si devono gioco forza mettere insieme, come si sono messi insieme raggiungendo risultati importanti. Quindi bisogna trovare il giusto rapporto tra queste due esigenze, la vocazione di un territorio anche determinare le scelte fondamentali di gestione, in questo caso del servizio ambientale del proprio territorio, rispetto alle esigenze di carattere industriale. Io tengo a sottolineare, permettetemi una battuta forse un po' amara, ovunque ormai si parla di economia circolare, e secondo me ognuno ha la sua interpretazione dell'economia circolare, e temo che tanti nostri interlocutori, anche importanti sul profilo politico, non abbiano neanche letto il pacchetto dell'economia circolare, quello che poi è stato ritirato, perché si pensa che magicamente possiamo fare meno di discariche, di inceneritori, e tutto possa ritornare appunto in circolo. Il problema è che potrebbe essere circolare, scusate, ma soprattutto, come evidenziava prima Delizia, quando parlavo dell'autostrada tra Bologna e Modena, nel senso circolare sulle autostrade. Allora, economia circolare significa intanto che bisogna lavorare veramente sul tema della prevenzione. Adesso vado un po' al di là di quella che è la domanda. Se vogliamo fare veramente economia circolare e evitarci il pubblico ludibrio al quale spesso siamo sottoposti perché sembriamo responsabili di tutte le scelte, bisogna fare vera prevenzione, che significa ecodesign, che significa decidere che un imballaggio in plastica deve essere riciclabile,
perché se non è facilmente riciclabile diventa un rifiuto da smaltire, e a me tocca andare nei consigli comunali a spiegare che la metà della plastica, anzi un terzo della plastica che raccogliamo in maniera differenziata, pur avendola avviata al corretto, però va alla fine al recupero energetico, perché il processo di recupero, di riciclo di quella plastica sarebbe troppo oneroso se fosse possibile attivarlo, se ci fossero macchine per farlo. E quindi il economia circolare innanzitutto è quello, ma economia circolare è anche la consapevolezza che stiamo parlando di un sistema economico ed industriale che va al di là delle logiche in cui siamo abituati nella gestione dei rifiuti. Ricordo un intervento dell'allora direttore generale dell'ambiente della Commissione, Mr. Falkenberg, che spiegava che se il rifiuto è una risorsa vuol dire che non è più un problema, e quindi quando era un problema era una questione che andava risolta localmente, potete fare decidere quant'era grande il locale. Se il rifiuto è una risorsa, dobbiamo essere consapevoli che il rifiuto, proprio questo esempio del Sud Italia, potrebbe anche andare in un impianto in Finlandia. Non voglio dire in Finlandia, disse, ci sono tanti impianti in mezzo. Quindi essere consapevoli che essere consapevoli che stiamo parlando di merci. Parlando di merci, stiamo parlando di mercati. E quindi parlando di mercati dobbiamo essere consapevoli che non c'è più l'ambito locale e quindi non c'è più neanche l'ambito nazionale. Questo che cosa significa? Significa che il comune, l'ente locale dovrà continuare ad esercitare delle leve, che si fermano quelle leve a un confine, che è diciamo, un sistema della raccolta, e deve pretendere che oltre, in particolare, perché uno può fare scelte che dire, oltre quelle leve che può azionare, deve pretendere la tracciabilità, deve pretendere di conoscere dove il rifiuto viene avviato, come viene avviato e il migliore trattamento possibile. Da questo punto di vista uno sforzo che tutti dobbiamo fare con il sistema, che è stato e è tuttora un grande costo per le aziende, tanti soldi purtroppo buttati via, e speriamo di poterli recuperare alla fine avendo un sistema che funziona, ma siamo abbastanza disillusi. Dicevo, un sistema che consenta di tracciare la destinazione dei rifiuti e anche di rendicontare se questa economia circolare effettivamente la stiamo praticando e come la stiamo praticando. Ma significa anche un cambio di paradigma rispetto al fatto che ci sono dei piani regolatori in giro per l'Italia che dicono che, per evitare i problemi sui rifiuti, che nel loro territorio non si possono installare impianti di trattamento di rifiuti, perché il retaggio che c'è nelle tecnostrutture o negli amministratori è che trattare i rifiuti significa incenerirlo o comunque smaltirlo. Il problema è che se vogliamo fare un impianto per il recupero della plastica ci vuole un impianto che tratti i rifiuti, perché la merce, la materia prima in ingresso ha un codice rifiuto. Quindi ci vuole davvero un cambio di paradigma, uscire un po' dal romanticismo del potersi risolvere tutto a livello comunale, perché non sta in piedi la ricicleria della plastica piuttosto che della carta. No, mio, non c'è campo, quindi non posso essere io. Qualcuno che ce l'ha. Chiudo rapidamente perché forse mi sto dilungando, quindi riuscire a governare anche sotto il profilo politico del rapporto con i cittadini questo cambio di paradigma, sapendo che nel momento in cui il rifiuto diventa una risorsa sta in un mercato che uno non è locale, due necessita di un sistema industriale. Anche per questa ragione noi come sistema di imprese stiamo chiedendo di sottoporre il ciclo dei rifiuti a una regolazione indipendente nazionale che in qualche modo assecondi questo processo anche in termini di non solo industrializzazione del servizio, ma favorire quegli investimenti infrastrutturali che
prima abbiamo detto essere indispensabili, che adesso si scontrano con la difficoltà di, per le imprese di reperire, di accedere al credito. Grazie. Vi chiedo un po' di essere un po' più sintetici, perché dobbiamo chiudere con il presidente Bratti la nostra discussione di questa mattina. Sì, io sarò velocissimo e raccolgo anche l'invito alla velocità fatto dal presidente. E dico che rispetto alla tracciabilità, lo ringrazio perché ha parlato lui del SISTI, così lo evita a me di dire cosa penso del SISTI, però purtroppo spesso succede in questo paese che per risolvere un problema vero si individuano delle soluzioni che lo peggiorano. Però credo che la tracciabilità, quindi anch'io pensavo la stessa cosa che diceva lei, cioè non vi invidiavo nell'elaborazione, nella raccolta di quei dati. Uno dei problemi della tracciabilità nasca proprio dalla mancata pianificazione da parte degli enti pubblici. Ragione l'assessore di Roma, cioè a volte il privato si è dovuto sostituire la scelta del metodo, del sistema, dell'impiantistica, non spetta assolutamente al privato, però in un contesto in cui i rifiuti vanno avanti e indietro, lei troverà che quel rifiuto che da Roma o da Napoli o da va a Padova farà dei passaggi intermedi che spesso non sono stabiliti nella pianificazione, per cui il dato naturalmente rischia di perdersi oppure va recuperato. In un contesto in cui invece c'è una pianificazione chiara e netta che dice dove vanno i rifiuti urbani, lei vedrà che laddove c'è questo, diciamo, ad ottenere il dato è molto semplice. Per quanto riguarda l'ANCI, diciamo, qui raccolgo l'invito alla vivacità, mi tocca dirlo sempre, diceva Brandolin, questa cosa è la seconda volta. Io credo che un sistema che funzioni è quello in cui gli enti preposti facciano le scelte legate a un territorio, chiaro che ogni territorio ha delle proprie scelte. Però mi permetto di dire, quando o si ha la fortuna di avere tutti quanti ERA, però diciamo questa è una dote che ha solo il comune di Bologna, oppure poi spesso quando quelle scelte si vanno a tramutare sul territorio, tu ti trovi in un imbuto, perché se hai una tua società con mille problemi che non puoi mandare via da un giorno all'altro, perché se tu hai una società che ha un contratto e non fa quello che tu gli hai detto, tu la mandi via da un giorno all'altro e gli crei problemi. Quando tu hai un tuo soggetto che per ragioni e responsabilità che nessuno vuole qua individuare non è in grado di darti le risposte che tu vuoi, tu sei in un imbuto e pur pianificando, pur volendo fare, non riesci a ottenere i risultati. Dopodiché va detto una cosa con forza: la mancanza degli impianti su alcuni territori è dovuta alla non voglia di scegliere da parte dell'amministrazione, perché a volte questa cosa è impopolare e questa cosa crea problemi e si preferisce pagare un cittadino come me che porta il rifiuto a Padova 170 euro a tonnellata e non 70 euro a tonnellata se si realizza un impianto diciamo, nella nostra provincia. Ha ragione Brandolini, liberiamoci da questi paletti in cui per forza i rifiuti, perché ci sono delle realtà, però la logica del valore economico, dell'economicità deve essere valida, perché io Se pago, quando paga il comune di Bologna o il comune di Padova, il mio rifiuto va a Padova, io posso anche essere contento di non avere un impianto vicino a casa mia. Cosa sbagliata, perché perdo opportunità, perché sì, l'economia... Però potrei anche sceglierlo. Ma se io devo pagare il doppio e portare il rifiuto a Padova, allora io non l'ho scelto io, l'ha scelta qualcun altro per me, per incapacità di decidere. A favore dell'assessore di Roma che ha iniziato un percorso importante, le due città più importanti d'Italia, Roma e Milano, no? L'anno scorso abbiamo festeggiato i successi di Milano per la raccolta differenziata dell'organico, vorremmo altrettanto. È indubbio che la suggestione della circular economy, oggi tutti usiamo forse propriamente questo termine, è una suggestione sulla valenza industriale del rifiuto, cioè le regole della gestione del rifiuto diventano regole industriali. Faccio un esempio su questo, anche la gestione del dato. Il dato è fondamentale per l'industria, l'industria per pianificare gli interventi. Voi immaginate IKEA che calcoli faccia sulle persone o grosse industrie che hanno fette di mercato importanti. Il dato per la tracciabilità è un ponte, una funzione istituzionale, la rincita del ciclo dei rifiuti, ma da un punto di vista industriale, scusate una critica bonaria, a noi tutti, un dato al novembre del 2015, del 2014 IKEA non se ne farebbe niente, quindi
dal punto di vista industriale siamo tutti un po' indietro, anche perché Stella, tu se, tra poco, ora al di là delle vicende politiche, sono un noto caffè del mio settore, quindi non potrei certificare l'uscita di oggi. Chiunque dovesse decidere, se tu hai la raccolta differenziata a Roma e non hai l'impianto, arrivi al problema che qui c'è l'amico di Vizio, cioè Roma sarebbe pronta, lascia fare le storie del passato, perché se poi si guarda al passato non si rimane inchiodati lì. Ma industrialmente, anche per il nostro settore, il problema oggi è questo, cioè il settore è solido, si è dimostrato in 20 anni la trazione organica è cosa buona e giusta, diciamo così, per il nostro paese. Anzi, leggiamo la rovescio, qualifica la civiltà di una città l'avere una dotazione infrastrutturale nel campo dei rifiuti di livello. Corella con AIC ha insegnato, perché ha più disponibilità economiche e comunicative, e in questi giorni su tutti i giornali quanto vale una bottiglia di plastica, insomma, forse anche troppo. Però dico, la capacità di chi gestisce la cosa pubblica di associare il valore positivo ad avere l'infrastruttura industriale, cioè posti di lavoro, eccellenza tecnologica, intellettuale di una comunità. Questo oggi è un affare, devo dire, complesso, che sta nelle corde politiche, non tanto delle regioni, ma è questo il passaggio, secondo me, fondamentale che tutti insieme, ognuno per il proprio ruolo, dobbiamo fare oggi nel nostro paese, cioè condividere un sentimento di opportunità industriale, sempre nel pieno rispetto ovviamente delle regole, per cui anche la dimensione locale, che talvolta non è conveniente dal punto industriale, viene superata perché dietro c'è un progetto industriale convergente e quindi sostenibile. Ecco, quindi io auguro a Roma di fare ciò che ha fatto Milano, che hanno fatto altre città, perché tra un po', ma già ora forse sarebbero pronti i tempi per avere una bella infrastruttura e magari poter dire: guardate, qualche automezzo, visto c'è anche il problema dell'ATA, che come si chiama, va con metano, ecco. Poverino, basta, non verrà mai più. Collega, perché anche io ero ingegnere. Diamo la parola, okay, al Conai. Allora, a rischio di sembrare ripetitivi, di sicuro quello che serve a questo sistema è che ci sia un'industrializzazione della filiera, che vuol dire innanzitutto che tutti gli attori svolgano il proprio compito. L'anello di partenza è indubbiamente la pubblica amministrazione, proprio perché è alla pubblica amministrazione che spetta il ruolo politico di disegno del futuro del territorio che sta governando. Quindi l'esempio di Roma è un esempio, appunto, la volontà della pubblica amministrazione genera il cambiamento e per avere un cambiamento strutturato quello che serve è chiaramente che ci sia una condivisione di intenti che vede da una parte il pubblico, dall'altra parte il mondo privato, quindi una vera e propria partnership pubblico-privato. Come CONAI e consorzi di filiera noi abbiamo l'esperienza dell'accordo quadro ANCI-CONAI, che altro non è che una forte partnership pubblico-privato che ha consentito in questi 17 anni ormai di arrivare a dei risultati che ci consentono di dire: abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci sono stati assegnati, ma vogliamo continuare a fare di più. Vogliamo continuare a fare di più e a mettere a disposizione risorse, competenze, conoscenze, disponibilità per trainare sul carro anche le aree più in ritardo del paese, ancora una volta. Ma ancora una volta quello che serve è che ci sia un substrato, diciamo così, a livello di pubblica amministrazione, di volontà. L'altro aspetto importante che è stato ricordato prima è proprio il tema della carenza impiantistica. Le difficoltà che noi e i consorzi di filiera riscontriamo principalmente nelle aree in ritardo è proprio quella di un gap di infrastrutture. Quindi possiamo mettere in piedi il sistema più bello possibile di raccolta differenziata, ma dobbiamo anche sapere, quando lo progettiamo, dove i rifiuti andranno a essere portati. In questo processo serve proprio un piano strategico. È un piano strategico per il futuro del paese, mi sento di dire. È un piano strategico che deve essere condiviso con tutti gli attori. Ed è un piano strategico che deve considerare anche le necessarie esigenze di rendicontazione delle informazioni.
È stato detto da chi mi ha preceduto, di sicuro il tema del dato, dell'affidabilità del dato, a me molto caro, è sicuramente centrale, perché per fare un piano strategico di qualsiasi azienda avremmo bisogno di avere dei dati certi, avremmo bisogno di avere dei dati in tempo reale e avremmo bisogno di capire qual è la prospettiva, perché per avere un piano strategico dobbiamo anche immaginarci di avere la capacità di fare delle previsioni su come andranno le produzioni dei rifiuti, su quali saranno gli stream sui quali investire, su quali saranno le possibilità di crescita. Quindi di sicuro quello che serve è mettere in campo delle competenze, delle conoscenze nuove, e tutti per la loro competenza e per la loro parte, in un processo di forte condivisione e di forte partnership. Prima si parlava di concertazione, di quello c'è bisogno. Quindi questo sicuramente è molto importante. Quando parliamo di economia circolare, è vero, parliamo di reimmissione nei cicli. Le dimensioni non sono necessariamente locali, sono anche nazionali e transnazionali. A maggior ragione serve un processo condiviso e che sia un piano per l'Italia, non solo locale. Questo è un po' quello... Grazie, dunque io era veramente, no, io faccio il mio piccolo contributo, ma raccolgo la provocazione del Presidente del Parlamento. Non mi sento provocato, perché forse perché rappresento una filiera che è quella dei grandi, che è l'ultima arrivata e che ha voluto fino all'inizio di una normativa, secondo me, frutto di una forte dialettica a livello europeo, oltre che nazionale, tra produttori e legislatori, tra produttori e autorità pubbliche. Io penso, leggendo il 49 prima ancora il 151, che il peso tra la parte pubblica e la parte privata fosse stato adeguatamente contemperato fin dall'inizio, e questa è un po' la situazione. Tengo a dire che ci sono aree del paese, anche del sud, sono stato estremamente schematico nel primo passaggio, dove, come giustamente è stato ricordato, Benevento, Cuna, Salerno, si raccolgono quantità di raccolta differenziata che fanno in linea a Oslo, mettiamo così, posto che Oslo è consolidato sia in questo che in questo. Questo vale anche per i RAE. Io dirigo il consorzio che raccoglie Lampadine in Italia, e nei tempi della grande crisi dei soli di Urbani a Napoli, le isole ecologiche di Napoli raccoglievano 2,5 tonnellate. Quindi si vede che ci sono anche aree delle amministrazioni locali che performano in maniera differente l'una dall'altra, è un po' la specificità del nostro sistema paese. Pertanto credo che i produttori siano ben lieti di avere un sistema che offre loro questo genere di flessibilità, ed è opportuno dire. Poiché il Presidente Brandolini ha sollevato anche il tema degli impianti, cui poi gli altri relatori si sono hanno dato seguito, anche io vorrei dare seguito, perché il problema dell'impiantistica per lo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, e non parlo tanto del numero degli impianti, che ce n'è tantissimi, in Italia circa 700, ma della qualificazione per il trattamento di questa specialità del rifiuto, e oggi vi è più sentito. Abbiamo bisogno di un decreto che è nella pipeline della produzione legislativa, e quindi lo aspettiamo con ansia, che dia anche una certa stabilità a un settore che, come sapete, vive anche delle forti oscillazioni economiche del valore delle materie prime che si ricavano dalle aree. Quindi l'auspicio è, forse anche di un lavoro che ultimamente facciamo anche con ISPRA, su questo e su tanti altri temi, che questo decreto esca al più presto e costituisca un altro tassello nel sistema di raccolta. Terzo punto, la questione del dato che è stato sollevato. Noi siamo più che felici di essere stati inseriti nel 49 tra i contributori del dato, sia per quanto riguarda gli impianti di trattamento, sia per quanto riguarda il dato di raccolta, che deve essere poi inoltrato ai vari enti di raccolta e cadenne locali, ossia voi. Felici di farlo. E mi piace dire che, essendo il CDC un consorzio fatto di sistemi collettivi assolutamente privati, di emanazione dei produttori, come sapete, questo è probabilmente un valido esempio di raccolta dei dati, perché noi siamo presenti tutti i giorni su temi che, dal punto di vista delle grandi scelte politiche, oggi saranno potenzialmente importanti per il futuro, ma al momento, visto l'incidenza della raccolta delle aree rispetto al complesso della differenziata, non sono ancora così dirimenti, così importanti. Ma il fatto che il legislatore arrivi a pensare anche ad un contributo dei soggetti che, se non governano, almeno osservano la filiera in termini di produzione del dato,
Io credo che sia un passo in avanti e anche nella legislazione ci dà qualche punto. Grazie. Allora ringrazio tutti per l'approfondimento che c'è stato su tematiche veramente importanti. Darei la parola al Presidente Bracci.